facciamo vedere la nostra rubrica Francesco Twitti. La nostra raccolta di tweet della settimana comincia con Gianmarco, che dice: per me il vero giorno della liberazione rimane il 25 luglio 2006, quando Sandulli disse Juventus condannata alla retrocessione in Serie B. Come dagli Mazza totto, quanto tempo Patrick è passato, sì. 8 anni, mamma mia. Veramente. Poi c'è un bel account molto ironico che si chiama Sky Juve, sembra un canale di Sky, in realtà forse potrebbe esserlo. Chiellini scosso, ma se il fallo, dopo una partita evidentemente col Benfica, quindi in Europa League, ma se il fallo lo faccio io, la battuta della punizione non è la nostra? Io non li capisco sti arbitri stranieri. L'avevo vista in diretta. E ha ragione. Artemio Antinorio, questo è anche un mio amico. E vai, Danistone25 è l'account di Osvaldo, pure sterbetta la porti a casa, che collezione che te fai? E qui fa riferimento al fatto che non gioca mai Osvaldo. Ma io poi ricordai che Osvaldo, quando è andato alla Juventus, è toccato adesso quota 22 gol da gennaio, e come quindi insomma ha trattato anche con un certo rispetto. A partita peraltro. A partita, chiaro. E poi ancora, andiamo avanti, Massimo il Banale, altro amico della nostra trasmissione, che infatti ci cita e dice, partita perfetta Gabriele Fasan, chiacchiere da baro. La sua battuta, PS, lo faccio solo per Francesco Twitti, sempre sia lodato, vedi? Perché voleva essere qui dopo la partita Roma-Milan. Andrea ci posta una rarissima immagine di Balotelli e Robinho in piedi, eccoli qua, tutte e due sorridenti, in piedi effettivamente, invece con la Roma. È una rarità vedere Balotelli sorridente. Eh sì, sì, non capita spesso. Invece F4Fake che è un po' più serio a proposito della polemica tra Balotelli e quelli di Sky. Quindi ve basta che se la prendano con Balotelli per farvi ristare simpatici quelli di Sky. Effettivamente. C'è perfettamente ragione. Effettivamente no. Anime salve, pensa alla canonizzazione dei due papi e dice beatificate sti due domenica. E la sua Gervinio proposta Pjanic. È Gervinio Pjanic. E poi immancabile la nostra Paola Binetti. Il suo commento alla partita Roma-Milan 2-0, 4 puntini di sospensione, niente male per una partita che conferma la Roma come la migliore squadra del campionato. 3 puntini di sospensione, seconda solo per ora. Lei è fiduciosa, lei pensa che la Roma che possa ancora vincere. Lei è sempre un onorevole che paghiamo noi, anche il medico sociale la paga. Non dire così, che sembra che non meriti invece il suo stipendio. Paola, non lo merita. Ma no, perché Paola, non da retta, continua a twittare le partite della Roma. Poi c'è uno che dice, ragazzi, Ljajić può diventare un fenomeno vero se solo mi imparassi come si scrive, anche questo che anche la molto carino, dà ancora difficoltà, molto apprezzato, sì, perché molti dicono Ljajić. Ah, questo è invece il sito della Gazzetta, che ha fatto il commento a caldo delle partite della Liga: Valencia Atletico Madrid 0-1, il Real meno 6, Villarreal Barcellona 2-3. E poi leggiamo sotto: Simeone batte 1-0 il Valencia con Rudy Garcia. Ma no, quello è Raul Garcia, non Rudy. Rudy Garcia è nostro. E guai a chi ce lo tocca. Cara Gazzetta, attenzione a questi nomi di giocatori. Questo è il sito ufficiale delle comunicazioni vaticane. Come vedete c'è anche il baffetto lì della certificazione. Vatican Communication, che per la canonizzazione scrive Vatican.va e mette un po' di hashtag canonization, due pope saints, pope saints, canonizzazione e poi l'hashtag Forza Roma. Ma perché? Non lo so. Ma perché Forza Roma? Ma che c'entra Forza Roma? C'entra, non si capisce. Comunque, ma che c'entra tutto il resto? Salutiamo ovviamente anche i due papi. E poi chiudiamo con l'account di Boskov, che non è ovviamente, non era l'account ufficiale di Boskov, ma di un ragazzo che evidentemente in onore molto di Boskov. Un account molto carino. Molto simpatico, spesso citava delle massime del grande Boskov e dice: in segno di rispetto per la memoria del grande Vujadin Boskov, questo profilo osserverà un periodo di silenzio. Ora non è tempo di buon umore. E noi gli facciamo il nostro applauso a lui e a Boskov. Ma ce n'hanno segnalato anche un altro, mi pare, Gabriele. C'è un altro. C'è tweet, un extra che è arrivato adesso praticamente. C'è un extra tweet, sì. Gigi D'Atome, che Patrick sa chi è, no? Un giocatore di basket. Lo scommetto, un giocatore di basket. Sì, era il Totti, diciamo, di Roma fino a un po' di tempo fa. Totti applicato al basket non si può usare. Basket si gioca sul parquet, in canottiera, non è uno sport. Stai calmo. Adesso si scatena Emanuele Blasi. Blasi troverà una. Comunque, citiamolo questo tweet di Gigi D'Atome che racconta questa storia. In treno, una signora: come mai quel ragazzo ti ha chiesto un autografo? E lui: perché sono un famoso attore porno. Il gelo. Questo fa ridere. Il simpatico D'Atome, quindi. Adesso vuoi che ti faccio passare il sorriso?